Buonasera a tutti amici della Pallacanestro da Milano, dal Palaiseo, dove tra 10 minuti andrà in scena la 12ª giornata di campionato e vedremo l'Are Chicco Faenza ospite dei Wildcats Milano. Formazione tra le maggiori accreditate al salto di categoria in Serie A2, ma che in queste prime giornate di campionato ha avuto un rendimento un pochino altalenante, nel senso che ha perso 4 partite e infatti ha 14 punti, 6 in meno della capolista Are Chicco. Are Chicco che, come sappiamo, è appunto prima in classifica, ha la possibilità concreta di partecipare alla Final 8 di Coppa Italia di Serie B, che sarebbe un grandissimo traguardo per la società. Ricordiamo che l'unica partecipazione ad una manifestazione simile risale alla stagione 2014-2015, quando giocò a Rimini quella di Serie C. Per poter appunto accedere a questo, a questa importante vetrina, potrebbe anche bastare vincere oggi qui a Milano per conquistare aritmeticamente il pass. Bastare ovviamente lo metto tra virgolette, perché basta vedere i nomi che compongono la squadra di Milano per capire quanto davvero ci vorrà una prestazione super per espugnare questo campo, che in stagione ha già visto comunque vincere sia Reggio Emilia sia Ozzano. Le altre sconfitte sono arrivate a San Vendemiano e a Cesena. Andiamo dunque a vedere questa Super Flavor Milano, allenata da Davide Villa, giocatori molto conosciuti nell'ambito della pallacanestro di Serie B e non solo. Piunti, Scanzi, Paleari, Eli Antonio, Simoncelli, davvero chi più ne ha più ne metta. Ma prima di entrare nello specifico e parlare degli avversari, guardiamo le presentazioni e vediamo Faenza. Carlo Fumagalli col numero 2, col numero 6 Flavio Gai, col numero 7 Daniele Costanzelli, col numero 8 Jacopo Silimbani, col numero 10 Giulio Casagrande, con il numero 11 il capitano Mattia Venucci, col numero 12 Mattia Zampa, col numero 13 Marco Petrucci, col numero 14 Pietro Pambianco, col numero 19 Gioacchino Chiappelli e col numero 25 Matteo Petrini, coach ovviamente Massimo Friso, coadiuvato dai suoi fidatissimi scudieri Emanuele Belosi e Claudio Agresti. Ricco con la solita maglia nera da trasferta. Pronti adesso dall'altra parte a vedere l'Urania Milano. Col numero 23 Orense, non li chiamano in ordine di numero, quindi scusatemi se non ho l'ordine di chiamata. Col numero 44 Sedassari, partono dagli under quindi. Adesso invece si parte dai numeri in ordine. Numero 0 Alexander Simoncelli. Numero 2 Giorgio Piunti, già visto a 100 lo scorso anno con cui ha vinto il campionato. Numero 5 Manuel Riva, col numero 8 Riccardo Santolamazza, altro giocatore molto molto conosciuto. Numero 10 Luca Albique. Numero 16 Andrea Scanzi, pure lui visto 2 anni fa a Orzi Nuovi in B con cui ha vinto il campionato. Numero 18 Giacomo Eli Antonio. Davide Toffali con il numero 20. Con il numero 30 Andrea Negri e l'ultimo con il numero
11 il capitano Andrea Paleare. Con il seconda stagione sulla panchina di Milano, coach Davide Villa, ma adesso tutti in piedi per l'inno di Mameli. Questa dodicesima giornata Milano Faenza Palaiseo, davvero gremitissimo da tifosi anche qua in Pinca. Faenza con un bellissimo striscione di Faenza, anche oggi nessuno ha voluto mancare. Poi molto bella la presentazione che potete vedere sull'altra pagina Facebook, l'entrata in campo anzi dei giocatori con il settore giovanile dei Wildcats Milano. Arbitro dell'incontro, una coppia veneta, Stefano Gallo di Monselice, provincia di Padova, e Matteo Semenzato di Milano, provincia di Venezia. Faenza e Milano che si sono incontrate soltanto due volte, nella stagione 2016-2017 il computo delle sfide di 1-1, entrambe vinsero in casa propria. Quella di Faenza la ricordiamo tutti perché ci fu quel canestro di Donadoni all'ultimo secondo che fece impastire un po' tutti. E oggi appunto la posta in palio è altissima, dicevamo Faenza con una vittoria conquisterebbe aritmeticamente la Coppa Italia. Milano invece deve risalire posizioni, può matematicamente ancora ambire la Coppa Italia, anche se comunque il ritardo a 4 giornate dalla fine del girone d'andata di 4 punti dai Tiger Sedena e di 6 da Faenza non la fa essere in una ottima posizione, però non si sa mai, ovviamente bisogna vincere e fare dei calcoli, anche perché noi ovviamente facciamo i conti in chiave Coppa Italia, ovvero alla fine del girone d'andata, ma ovviamente dopo ci sarà un'altra metà di campionato, dunque ogni punto, ogni partita vale oro per la seconda parte di stagione di un campionato che la Recchicco vuole continuare a vivere da assoluta protagonista. Dicevamo molti noti nella squadra di Milano, a cominciare appunto dal capitano Paleari, ma tanti giocatori, vado a citarvene qualcuno, Eli Antonio che abbiamo visto a Forlì in A2 qualche anno fa, Piunti lo scorso anno ha vinto il campionato con 100, Scanzi lo scorso anno era in A2 Ordi Nuovi, due anni fa ha vinto il campionato proprio nel girone di Faenza, Negri un grandissimo tiratore, Santo Lamazza, anche lui ha un ottimo palmarès come il playmaker Simoncelli, senza dimenticare il giovane Toffali che lo scorso anno ha giocato a Imola in A2. L'altro dato importante è quello degli 80.2 punti segnati da Milano, cifra che la fa essere il miglior attacco del girone. Tante partite stasera, Ozzano Reggio Emilia, Lugo Orsi Nuovi, San Vendemiano Vicenza, Bernareggio Padova, davvero stiamo avvicinandoci a un momento
caldo della stagione, ma del resto il grande equilibrio che c'è stato e ci sarà fino alla fine non ci ha mai fatto annoiare in nessuna partita. Poi ci hanno pensato i ragazzi in campo a farci divertire, direi che finora non possiamo dire nulla su questa stagione. Vediamo chi entrerà in campo per Faenza. Vedo Costanzelli, Venucci e Petrucci, Fumagalli e Chiappelli. Dunque il quintetto delle ultime giornate, tranne di domenica scorsa che partì in quintetto Gai. Dall'altra parte abbiamo Simoncelli, Scanzi e Antonio. Negri e Piunti. Come nomi sicuramente la squadra più con più palmarès, con più tornei vinti. Ma poi al campo a parlare stessa Recchico, che da molte settimane prima in classifica con una striscia record di 10 vittorie in 11 partite. Ma siamo pronti, palla 2, Piunti contro Costanzelli, primo possesso nelle mani della Recchico. Chiappelli per Venucci. Paleiseo, dicevamo, grimitissimo con i tifosi di Faenza qui, anche perché è un bel giretto a Milano, non fa mai male, soprattutto adesso che siamo in un periodo di shopping. Chiappelli contro Antonio, prova a girarsi Chiappelli, Chiappelli tiro, segna, primi due punti per l'Arechico, due punti per Raggio. Ora Simoncelli, lo scorso anno a Domegna, Piunti fuori per Negri, attenzione a Negri, il giocatore che tira con percentuali altissime da tre. Scanzi giustamente mi fanno notare da sotto Piunti, tiro corto, si prende però anche il rimbalzo, da sotto si prende il fallo probabilmente di Petrucci. Sì, confermo, il fallo del numero 13, primo fallo di Petrucci, primo fallo anche del match. Primo fallo e lo metta Piunti, due liberi per Piunti, segna il primo. Sbaglia il secondo, dunque si resta con l'Arechico in vantaggio 2-1 Arechico quando sono passati 50 secondi. Venucci fuori per Fumagalli, super Olimpia Milano, lui è una sorta di derby. Petrucci prova ad entrare su di lui, c'è il fallo di Negre. Da 9.4 punti a partita, ma sono davvero tanti giocatori che vanno a segno, sono ben 5 che viaggiano dopo sì tra i due della sfora. Venucci, scarico per Chiappelli, prova ad entrare, bella palla per Costanzelli, mamma mia, questo croce incredibile di Piunti, si è andato dall'altra parte, Simoncelli piazzato, l'errore e il rimbalzo di Fumagalli, davvero ha esitato mezzo secondo Costanzelli, Piunti è entrato in maniera perfetta, Fumagalli, tiro difficile, poi da sotto il pallone va nelle mani di Piunti. Ritmi alti. In questo avvio di gara, Piunti per Simoncelli, Piunti bel blocco. Prova ora Negri, entra, errore, Chiappelli, non è precisissima. In questi primi minuti Milano, Venucci desiste nel tiro, su di lui c'è la guardia di Scanzi. Eli Antonio, Chiappelli, bella paglia per Costanzelli, che questa volta mette i due punti. 4-1 l'equipo, bello questo passaggio sotto. Negri, fuori per Simoncelli, esasperata da parte di Faenza, Fumagalli, su Simoncelli. Eli Antonio sotto per Piunti, Piunti bravissimo smarcarsi da Costanzelli, a depositare il suo terzo punto, 4-3 Recchico, 3 punti per Milano, tutti di marca del numero 2, ex Altur Cento, Fumagalli fuori per Costanzelli, Fumagalli ancora, prova a entrare, si prende il fondo, scarico per Chiappelli, la tripla di Gio, sfortunato, il
Ferro gli dice no, e allora la palla è nelle mani di Milano, che ha l'opportunità per andare avanti. Chiappelli commette fallo su Eli Anton, primo fallo di Joe, anche questo è uno dei tanti bei duelli che questa sfida ci riserverà. 2-1 computo dei falli. Chiappelli, Simoncelli, linea di fondo, bravo Chiappelli ad anticipare Eli Antonio, poi con un gioco di prestigio scaglia il pallone con l'avversario, si guadagna la rimessa dal fondo. Ottima palla recuperata da Faenza. Fumagalli su Chiappelli, ancora Fumagalli, porta palla adesso su il milanese Doc. Chiappelli chiama il movimento dei compagni, 10 secondi per costruire l'azione. Fumagalli, piazzato di Fumagalli, errore al rimbalzo di Simoncelli. Bonucci bravo a metterci il corpo, chiama il fallo coach Villa, poi l'errore di Scanzi, il rimbalzo di Chiappelli in qualche modo, davvero avvio di gara ottimo, peccato davvero, ritmi forse troppo alti, si perde un po' di lucidità in questi momenti, lotta all'arma bianca tra Venucci e Pionti, bravo Venucci a toccare il pallone nonostante la differenza di stazza con Pionti. La morale è che c'è rimessa dal fondo per Milano con i canonici 14 secondi per costruire l'azione, 6-27 intanto alla fine di un primo quarto che finora è stato davvero spumeggiante. Villa prova la tripla, errore, rimbalzo di Petrucci, sta tirando molto male Milano, Faenza deve approfittare, non è che sta facendo benissimo anche Faenza. Magalli per Chiappelli, sotto Chiappelli il movimento, il gancione di Joe, movimento d'altri tempi per Joe, 6-3 più 3, quarto punto per Joe. Pionti, linea di fondo su Costanzelli, quinto punto per Pionti. Fa un po' fatica a tenerlo Costanzelli, esperienza notevole per Pionti, si prende la tripla Venucci, peccato perché era un buon tiro, è un pelo corto, dunque ancora 6-5, 5-23 alla fine del primo quarto. Pionti fuori per Negri, Simoncelli chiama l'aiuto di Pionti, prova a entrare Simoncelli, la tripla del numero 0, prima tripla del match per Milano e primo vantaggio 8-6. Costanzelli per Venucci, fuori per Chiappelli, prova a entrare, bravo Eli Antonio, ma Chiappelli riprende la maniglia, 3 secondi alla fine, Fumagalli, errore, Costanzelli spinge Pionti. Primo fallo anche di Costanzelli. Il numero 7 Costanzelli per il suo primo fallo. 4:40 alla fine, non ci sono stati ancora né cambi né time out, ma si sta volando letteralmente questo primo quarto. Scanzi, su di lui Petrucci, va adesso Chiappelli, Pionti, bravo Venucci a recuperare il pallone, si scontra con Simoncelli, problema fisico per Venucci, gli arbitri non fermano il gioco, non so perché non fischino gli arbitri, ma Venucci si sta riprendendo, dunque ok, nulla di che, anche se Venucci sta comunque continuando a tenersi il braccio. Petrucci prova ad entrare, errore, Scanzi recupera il pallone sporcato ma finisce nelle mani di Simoncelli, Chiappelli commette fallo, secondo fallo, entra adesso, entra Zampa al posto di Venucci che va, Chiappelli il secondo fallo, vanno ovviamente a sincerarsi delle condizioni, secondo fallo di Chiappelli.
partenza, è entrato il numero 12 Zappa. Davvero tanta gente qui al Palaiseo, ci sono anche molte persone in piedi. Piccolo impianto della seconda squadra di Milano dopo l'Olimpia. 10 secondi per l'azione, bella palla sotto per Pionti, Costanzelli stavolta fa buona guardia. Segna il settimo punto. Zampa bravo a recuperare il pallone, prova ad entrare Zampa, scarico per Chiappelli, fallo di Simoncelli su di lui, si vendica del fallo commesso poco fa. Cambio, entra Santo La Massa e si scambia. C'è Milano Scanzi, questo gol si è capo, professore. Esce Costanzelli, intanto esatto, un bagno per la Recchico. 3-19 alla fine del primo quarto. 10 secondi per l'azione, Chiappelli per Fumagalli, bravissimo Fumagalli, prestissimo a mettere il meno 2 per Faenza, 10-8. Massa sotto per Eli Antonio, Petrucci su di lui, Simoncelli arma il braccio, attenzione, sesto punto, 3-18. Più 5 per i padroni di casa, Petrucci, bella palla per Zampa, fallo su di lui, non c'è però canestro. Fallo di Andrea Negri. Secondo fallo di Negri. Secondo fallo. Doppio cambio. Cambio entra Milano. Col numero 20 Toffoli e Paleari. Escono di Antonio e Negri. Capitano. 13-8 dunque, più 5. Alla rimessa per Silimba, 2:30 adesso alla fine del primo quarto. Magalli scarico per Silimbani, prova la tripla, si è sfortunato ancora, gli dice no, era un buon tiro costruito, davvero peccato. Simoncelli in turbo, errore, rimbalzo di Silimbani per la Zampa, buona la vettura difensiva di Faenza. Silimbani prova la via di fondo, palla per Zampa, scarico per Petrucci, ma c'è il tocco di Santo La Massa, allora sarà rimessa. Recupero. Petrucci per Fumagalli, siamo entrati negli ultimi due minuti. Zampa, Fumagalli, arma al braccio, segna! Fumagalli, 13-11. Paleari, molta attenzione alla fase difensiva, come detto in settimana coach Friso, davvero tante tante armi, Pionti. Fallo di Silimbani su di lui, intanto adesso è pronto Casagrande. Primo fallo. Esce Chiappelli, entra Casagrande. La differenza, esce Chiappelli. Due liberi per Chiunti, che fino ad ora ha segnato 7 dei 13 punti, anche se poi andando a vedere 7 di Chiunti, 6 di Simoncelli. Buon primo di Chiunti. Hanno fatto canestro davvero solo loro due. Nono punto per lui, si torna dunque sul meno 4 Recchico, 15-11-1:30.
Magalli. Petruzzi, Zampa era libero, Petruzzi la passa a Silimbani. Un'azione di passi di Silimbani. Decisamente buono l'approccio di gara della Recchico, ma in certi frangenti è mancata un pelo di lucidità. Partita comunque spigolosa, basta vedere appunto comunque 15-11, davvero un punteggio molto molto basso. Santo Lamazza per Toffoli, fuori ancora per Santo Lamazza, cosa grande su di lui, sotto Paleari, Silimbani lottano all'arma bianca, Paleari fuori per Piunti, la tripla di Piunti, 12 punti. E massimo vantaggio per Milano, 12-11, Petruzzi prova ad entrare, fallo su di lui, di Paleari, vediamo se è così, sì. Fallo di capitan Paleari, Paleari per il suo primo fallo, dal fondo Faenza, quarto fallo di squadra. Stampa verso Magalli, prova il tiro, Fumagalli, settimo punto, 18-13. Secondi alla fine, discrepanza di circa un secondo tra il chilometro del 24 e quello della partita. Santo Lamazza sotto per Paleari, Casagrande, che palla recuperata, 3 secondi, Silimbani prova la preghiera, finisce il primo quarto 18-13. Per Milano. Proseguiamo con la presentazione del settore minimasche Apirotti 2008 Rossi, Nino Petrosino. Una Recchico comunque non male, ma adesso andiamo a vedere cosa succede negli altri campi. Al 16° Reggio Emilia vince Auslano 28-21, Lugo vince in casa contro Orzinuovi al 14° 29-24. Nel derby Veneto tra San Vendemiano e Vicenza più 3 per i padroni di casa di San Vendemiano 21-18 al 15° e Padova vince di 6 a Bernareggio 19-13. Apirotti 2008 Bianchi, Loris Bellitto e Davide Taglio. Andiamo a vedere un po' di statistiche. Recchico che ha tirato con un 5 su 8 da 2, il gran mattatore è Fumagalli con un 2 su 4, ma anche Chiappelli comunque 2 su 2 e Costanzelli 1 su 1. 1 su 5 invece da 3. Ma adesso quello che noi ci ovviamente ci auguriamo è che Venucci stia bene, ma deve proprio di sì. Pronto a rientrare in campo per il secondo quarto, comunque una semplice contusione. Dall'altra parte chiaramente la scena se l'è guadagnata più di 12 punti. Con un 3 su 4 da 2, 1 su 1 da 3, 3 su 4 ai liberi, 4 rimbalzi, però una grande prestazione per questo giocatore che ricordiamo lo scorso anno è salito in Serie A2 con Senza. Vedo già i giocatori della Recchico, Casagrande, Petrucci, Fumagalli, Venucci e Silimbani. Andiamo dall'altra parte, chi c'è? Scanzi, Toffoli, Santo Lamazza, Piunti e Paleari. Si riparte dunque dal 18-13 per Milano. Recchico che in questo mese di dicembre molte volte sarà in trasferta a Milano, giocherà sempre contro squadre lombarde, al Milano scusate, in Lombardia. Settimana prossima arriva Crema a Faenza, però ci saranno due trasferte a Lecco e a Bernareggio, due dunque in terra lombarda. Piunti, primo possesso per Milano in questo
secondo quarto Santo Lamassa, bravo Casagrande, bravo Zampa, è stato a fare buona guardia su di lui. Sotto per Paleari, errore, rimbalzo di Sirimbani. Tanta attenzione perché non c'è Venucci, scusate, se l'ha messo qui l'ingresso in campo. Sirimbani, da sotto, due punti. Meno tre era il chicco. Ha fatto fregare dal fatto che era vicino alla panchina durante la presentazione del giovane della Wildcats. Fallo intanto di Zampa, il primo fallo di Zampa, il primo fallo anche di questo secondo quarto. Toffali per Pionte, si prende il piazzato, l'errore, poi il rimbalzo di Sirimbani, molto molto reattiva, bene Faenza, rimbalzo Petrucci contro Toffali, non se ne stanno certo a raccontare i due. Fumagalli, scarico per Sirimbani, prova a armare il braccio, poi corda, palla va nelle mani di Santo Lamasta, sotto per Paleari. Non si può concedere nulla, questa è la dimostrazione. Petrucci, sotto per Fumagalli, fallo. Intanto entra Venucci. Questa è la notizia con la N Fumagalli. Entra Venucci. Cambio anche per Milano. Cambio per Milano, esce Paleari. Entra Luca Albicque. E entra Albicque che esordisce in questo incontro. Rimessa per Zampa, fuori Venucci. Era di Paleari quello di poco fa. Fumagalli, Sirimbani, gioca due con Zampa, ancora Sirimbani, perde palla Sirimbani, Pionti recupera palla, Santo Lamassa, attenzione adesso, sotto per Pionti, scarico per Toffali, Zampa commette fallo, rientra Costanzelli. Mi sembrava potesse essere anche una sorta di infrazione di passi, l'arbitro non ha visto questo. E se Sirimbani entra Costanzelli, gara intanto va a dare un 5. Anche per Faenza rientra Costanzelli con il numero 7. Santo Lamassa fuori per Eli Antonio. Eli Antonio, bella palla per Albic, bello gioco a due. Toffali, Santo Lamassa. Ma anche qui sembrava ci fosse un'infrazione di passo. Secondo fallo. Il problema falli comincia ad esserci un po' per Faenza, perché sono già Cappelli, Petrucci e Zampa due falli. Santo Lamassa, il Bic in qualche modo prende il pallone, Toffali, Santo Lamassa sotto. Circolazione di palle, Li Antonio si prende la tripla, l'errore Petrucci. Va a guadagnare. Fallo di Toffali su di lui, bravo bravo Zampa. Fallo di Toffali per il suo primo fallo. A fallo di Faenza. Rimessa Faenza per Venucci. Zampa. Petrucci. Bella palla per Zampa, non riesce a né a passare né a tirare Zampa, mi viene fuori una palla persa, sotto per Eli Antonio, Costanzelli fuori per Santo Lamassa, la tripla di Santo Lamassa, il rimbalzo di Costanzelli, bisogna approfittarne però, delle basse per settore offensive, fallo di Venucci, su Venucci non sa per quale motivo, non abbiano fischiato, Venucci non ci pensa su. Segna 20-17, meno 3, time out Milano.
approfitto della pausa per ricordarvi i prossimi appuntamenti della Recchico. Domenica 23 arriverà a Crema al Palacattani, domenica 30 trasferta a Lecco, domenica 6 gennaio a Bernareggio. E si chiuderà il girone d'andata così. Salutiamo intanto Simone Aromando che sta seguendo la nostra diretta, in bocca al lupo ovviamente a Simo per il campionato con la sua Teramo. Giocatore che è ancora nei cuori dei nostri tifosi. Si rientra in campo Petrucci, Fumagalli, Venucci, Costanzelli e Casagrande. È uscito dunque Zampa nel time out, dall'altra parte Santolamassa, Scanzi, Coppoli, Egli Antonio e Albino. Cambi nei 5 di Milano, si riparte 6.50, meno 3 Recchico grazie a quel canestro di Venucci di poco fa. Egli Antonio contro Petrucci, fa buon uso del fisico, 22-17. Magari Massa usa le maniere forti con Venucci. Venucci prova la tripla, errore, rimbalzo di Scanzi, solo maglie bianche o quasi sotto canestro, Costanzelli era stato chiuso per andare a rimbalzo. Egli Antonio, su di lui Casagrande, Santolamassa sotto per Albico e Fumagalli, Petrucci. Qui diciamo un pelo in ritardo Fumagalli, sono passati intanto 4 minuti, che passaggio per Casagrande! Ha scelto la cosa più difficile. Dunque si resta sul più 5 Milano. Santolamassa fuori per Toffoli, l'errore, Venucci, dai ragazzi, approfittiamo, approfittiamo dei tiratori non perfetti fino a questo momento di Milano. Fumagalli, il canestro ancora del milanese Doc, 22-19, meno 3, 5-22 alla fine. Leantonio troppo libero, l'errore, Venucci, fallo su Venucci, gli arbitri lasciano correre, Petrucci prova a entrare, fallo anche su Petrucci. Scanzi, primo fallo, tanto sono un po' di cambi, esce Petrucci, entra Chiappelli, entrano Paleari e Simoncelli, escono Toffoli. Dunque Santolamassa e Leantonio, Simoncelli, Paleari, Scanzi, Petrucci, Chiappelli, Costanzelli, Fumagalli e Casagrande. Costanzelli, 10 secondi per costruire l'azione, fallo su Venucci, mamma mia! Chiappelli si prende, tira, sbaglia, Scanzi, poi Leantonio riesce a recuperare palla. Davvero non è molto salvaguardato fino ad ora Venucci, Simoncelli. 6 punti per lui, sotto per Egli Antonio, scarico per Scanzi, con un po' di difficoltà prende palla, tira. Time out preso. Peccato perché Faenza ha avuto anche i possessi per diminuire il gap. Ma non li ha sfruttati. Andiamo intanto a vedere un po' di finali degli altri campi. Fine primo quarto, primo tempo a Ozzano, Reggio Emilia vince di 7, 39-32. A Lugo, Lugo vince di 1, 37-36, Sordi Nuovi. A San Vendemiano, San Vendemiano vince
30-24 su Vicenza, invece a Bernarezzo abbiamo Bernarezzo che vince 26-25 su Padova, ma qui siamo all'undicesimo, partita che è iniziata 5 minuti dopo quella di Faenza. Uno su 5 da 3 per l'Arecchietto. Su 5 a 19. Meno 7. Stato, ricordiamo, il massimo vantaggio di Milano. Si riprenderà a 4.34 dall'intervallo con possesso di Faenza arrivato dopo la tripla di Scanzi, i primi 3 punti di questo giocatore che con 12,9 punti a partita è anche il secondo miglior realizzatore dopo Pionti che ne ha 14,6. Venucci, palla in mano, sportellato tra Fumagalli e Scanzi, poi Fumagalli riesce comunque a uscire a prendere il pallone sotto per Chiappelli, e Liantonio su di lui, bravo Chiappelli a recuperare il pallone, Fumagalli, bella biglia per Chiappelli, errore, peccato! Poi Stanzelli la manona! Quarto punto per lui, 25-21, sicuramente dal lato della grinta e della voglia di vincere non si può dire nulla a Faenza, peccato per quegli errorini di qualche minuto fa. Scanzi, Simoncelli, Paleari, Chiappelli su Paleari. Simoncelli si abbassa, il pallone va nelle mani sotto, tanto Paleari, fallo. Terzo fallo di Chiappelli. Fallo numero 19 Chiappelli, per lui è il suo terzo fallo. Questa è una brutta notizia. Esce proprio Chiappelli, entra Silimbani, dall'altra parte esce Santo Lamassa ed entra Negre. Paleari, due liberi. Segna il primo, 26-21, terzo punto per Capitan Paleari. Segna anche il secondo, 27-21. 39 all'intervallo, Fumagalli per Venuzzi, Simoncelli su Venuzzi, palla però nelle mani di casa grande, esce Venuzzi, fallo, mamma mia, come fai a non fischiare questa, ancora fallo, lo dice anche di non averlo fatto, mi ricordo molto quando la vittoria si diceva tre angoli un rigore, qui forse tre falli un fallo fischiato, davvero Venuzzi c'ha già diversi lividi sul proprio corpo. Secondo fallo per Venuzzi prova a uscire, bravissimo Venuzzi, mamma mia che sfortuna, poi Costanzelli, bravo, 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 27-23. Meno 4 Recchicco, Paleari, Negri, Eliantonio con un po' di difficoltà prende palla, ma la dà Simoncelli, la tripla di Simoncelli, l'errore, Paleari, bravo a prendere palla, Simoncelli, forse qui la Recchicco deve ringraziare Fumagalli, la morale è che la palla è nelle mani della numero 2, maglia faentina. Venucci, Simoncelli su Venucci, la lomeggia, Paleari, fallo su Venucci, non se ne cura il capitano, meno 2 Recchicco, 27-25, time out di Coach Villa. Minuto sospensione questo da Milano. Ci vuole parlare su Coach Villa. A 2.30 esatti alla fine. Baby,
Marre, Chicco, ah, finora un Costanzelli da 3 su 3 da 2, 3 rimbalzi, davvero la regola del 3. 18 a 12 rimbalzi per l'Arechico, molto molto interessante questo dato, considerando che dall'altra parte ci sono dei signori che si chiamano Pionti e Antonio Paleari. Ma del resto l'Arechico è squadra che ha il miglior che prima nei rimbalzi. Sono già in campo i giocatori di Faenza, Benucci, Casagrande, Fumagalli, Costanzelli e Cilimbari. Dura un po' di più invece il conciliabolo sulla panchina della Super Flavor Milano. Vediamo chi c'è. Negri, Eli Antonio, Simoncelli, Paleari e Scanzi. Esatte, palla nelle mani di Simoncelli. Fuori per Negri, Eli Antonio. Scanzi, Paleari, fallo su Cilimbani. Fuori lo scarico per Negri, piazzato di Negri. Primi due punti per Negri, sotto canestro. Ne sono volate di ogni, come si dice. Sono volati Paleari e Cilimbani. Cilimbani fuori per Costanzelli. Cilimbani contro Eli Antonio, prova la tripla Sili. Errore. Meno 4 Recchicco. Negri sotto per Eli Antonio. Cilimbani su di lui, Eli Antonio. Scarico per Paleari. Fuori ancora per Eli Antonio. Errore, poi rimbalzo in qualche modo dell'Arechico, tipo flipper il pallone. Ale Bondeno, stanno cantando i tifosi. Bondeno è ovviamente Daniele Costanzelli, nativo della città provincia Ferrara. Veloce 1:15 alla fine. Cilimbani, ma guardate che pressione di Milano. Veloce Cilimbani, prova la tripla Sili, l'errore, da sotto c'è la spinta di Paleari, credo. Sì, attenzione perché dovrebbe essere il terzo. Due liberi intanto. Sotto fallo, entrano Paleari e Santo alla massa. Sono Paleari. Dunque Santo la massa, Negri, Scanzi, Pionti e Eli Antonio. Ma ora due liberi per Bondeno, ovvero per Costanzelli. Che va anche a rovinare le sue percentuali del 100% dal campo. Corto il secondo, peccato perché era un'ottima occasione. Intanto siamo entrati nell'ultimo minuto del primo tempo, più 4, 29-25. Fumagalli, Santo la massa, Pionti, Cilimbani su di lui. Il secondo fallo per Sili. Fallo del numero 8 Cilimbani, per lui il suo secondo fallo. Due liberi. Si lamenta la panchina di Faenza per un movimento. Sbaglia il primo. Bene al secondo. Tredicesimo punto. 30-25.
time out, re chicco. Intanto approfitto di questo time out per dirvi che se non vedete Guy è perché ha avuto un problemino fisico in questi ultimi giorni, difficilmente giocherà, è comunque andato nei 10, un problemino muscolare. Ovviamente non lo si vuole rischiare, a questo punto direi che difficilmente potrà giocare, comunque la partita è ancora lunga. Per quello anche scaramanticamente non ho detto nulla fino ad ora, telecronaca, per sperare che possa giocare, ma vediamo. Intanto 42 secondi e 2 decimi, Menucci alla rimessa dal fondo. Magalli, meno 5 Recchico, poco fa, tredicesimo punto di più. Menucci, Silimbani, fuori per Fumagalli, la tripla di Fumagalli! 12, 30-28, meno 2. Lo ha detto in settimana, è un po' un derby e lo sta vivendo direi molto bene. Meno 2, 14 secondi, non c'è però la possibilità di avere il possesso fino alla fine. Scansi, ancora fallo di Casagrande, però i giocatori della Recchico basta che respirino e commettono fallo. Tanto pronto ad entrare al posto di Negri, Toffoli. Due liberi per Scanzi, primo fallo di Casagrande, due liberi per Scanzi. 5 su 6 finora dalla lunetta per Milano. Segna il primo Scanzi, quarto punto, 31-28. E anche il secondo, ancora questo che difficilmente sbaglia dalla lunetta. 6 secondi alla fine, ultimo possesso per la Recchico. Venucci può provare, Silimbani prova la tripla, arma il braccio, Sili prova la tripla, l'errore, finisce il primo tempo sul 32-28 per Milano. Ritorniamo in diretta da Milano, 3 minuti e 53 secondi al secondo tempo, 32-28 è la parziale dopo il primo. Vediamo che il dato che mi salta più agli occhi sono le 5 palle perse di Faenza, aggiungo, cosa che nelle statistiche non è scritto, venute nel momento, in momenti delicati, perché effettivamente ci sono state certe situazioni in cui con forse un po' più di lucidità magari il gap poteva essere minore, ma poi io non voglio assolutamente né togliere i meriti a Milano, che sta dimostrando di essere la squadra con un grandissimo potenziale, né a Faenza, che ricordiamolo che avevamo detto che fondamentale in una partita come questa l'aggressività, e è stata messa subito dal primo minuto. Faenza che non ha fino a questo momento Guy, e nonostante un giocatore importante nelle rotazioni si sta assolutamente facendo valere. Zampa ha giocato minuti davvero preziosi, tutti hanno giocato un'ottima partita, davvero non hanno fatto risentire l'assenza, molto bene finora, davvero sono molto molto soddisfatto, sono molto soddisfatto di questa squadra. Molta gente anche di Faenza, dicevamo, ma questo ormai non è una novità, siamo convinti che arriverà anche alla fine del 2018 a Lecco il 30, perché poi si diverte in queste trasferte a seguire la squadra. Ma andiamo a vedere cosa sta succedendo intanto negli altri campi, dove
partite sono iniziate 15 minuti prima. Reggio Emilia vince di 1 a Ozzano, 50-49 al 28esimo, parità 50-50 tra Lugo e Orzinuovi al 26esimo, più 2 di Vicenza che ha ribaltato al 27esimo, vince 38-36 a San Vendemiano, e Padova vince 46-41 a Bernareggio al 13esimo. Qui siamo un pelo più indietro perché è iniziata dopo addirittura questa di Faenza. Squadre che si stanno scaldando, le due squadre. 13 punti di Piunti, miglior realizzatore di Milano, dall'altra parte 12 di Fumagalli, 2 su 3 da 3. È stato anche l'unico a segnare da 3, 2 su 9 vedo, 0 su 4 di Silimbani invece. Ma in sostanza la partita non è assolutamente dispiaciuta fino ad ora dell'Arecchico, che anche oggi sta dimostrando tutto il proprio valore. Se devo vedere l'unico lato negativo sono i 3 falli di Cappelli, perché un giocatore del genere come sostanza in attacco e in difesa davvero bisogna preservarlo fino all'ultimo. Ma vediamo cosa ci riserverà il secondo tempo. 40 secondi all'inizio. Gai con la felpa in mano, le statistiche, sta studiando quello che hanno fatto i compagni. E un altro dato importante che sottolineo è proprio la prestazione tra virgolette da tifoso di Gai, che ha dato 5 a tutti e ha vissuto la partita davvero come tifoso, non potendo purtroppo giocare per un problema fisico. Ha davvero creato una grande atmosfera in panchina, ma quando poi una squadra fa 10 su 11 come la Recife, lo spogliatoio è ottimo, anche queste cose lo dimostrano. Stanno entrando in campo le due squadre, Scanzi, Negri, Simoncelli, Piunti e Eli Antonio per Milano, dall'altra parte Venucci, Petrucci, Fumagalli, Silimbani e Costanzelli. Primo possesso Recchico, Fumagalli, 32-28, si riparte da qui. Recchico che era anche andata a meno 2 prima dei due liberi di Scans. Prova da sotto Petrucci, errore, rimbalzo di Milano, che poi da palla a Simoncelli. Prova a entrare Simoncelli, scarico nelle mani di Venucci, buona la difesa di Faenza, Petrucci fino in fondo, fallo! Di Piunti su di lui, l'arbitro lasciano correre, forse a questo punto qui è scivolato, tanto Negri dall'altra parte c'è, esordisce così. 35-28, inizia nella maniera migliore. Meno 7, massimo vantaggio, toccato Fumagalli per Costanzelli, fallo di Eli Antonio. Fallo di Cech Eli Antonio per adesso. 57 secondi sono passati di questo terzo quarto, più 7 per Milano. Venucci, Magalli sotto per Costanzelli, che mette nel cesto l'ottavo punto, 35-30. Molto bene, guardate Gai che sta davvero facendo il quarto allenatore, una sorta di assistente aggiunto di Friso. Costanzelli su Piunti, Costanzelli gira, segna. Non per niente Piunti è uno dei pivot che spostano di più, come si dice in gergo, in Serie B. Per lui 15 punti, Fumagalli
prova ad entrare, scarico per Venucci, 6 secondi per un tiro, Venucci la tripla del capitano, settimo punto, 3-7-3-3. Simoncelli fuori per Scanzi, la tripla di Scanzi risponde. Questi sono tiratori che quando sono in giornata fanno paura, tira mi sembra con 40% giù di lì. Milano, Venucci ancora fuori per Petrucci, arma il braccio, Petrucci corto, rimbalzo di Simoncelli, sempre più 7, Milano, Scanzi. Simoncelli, anticipo di Venucci su Pionti, mamma mia, che palla recuperata. Coach Friso, state 27 alla fine, o meglio 2.33 passati. Scanzi 40-33, Simoncelli prova ad entrare, Eli Antonio 3 secondi per un tiro, Negri errore, Silimbani non prende il rimbalzo, poi Eli Antonio inciampa, davvero buona, fortunato la retico, cade Pionti. Non c'è stato assolutamente nulla. Venucci, Costanzelli, l'esperienza poi quando si è in campo si utilizza anche in questi momenti. Costanzelli, Venucci, 4 secondi, Silimbani prova il tiro, Sili, la tripla di Sili, l'errore per Negri, era un po' impiccato come si suol dire Silimbani in questo momento, poteva solo tirare, anche sfortuna comunque, 0-5 per lui. Eli Antonio salta Silimbani su Eli Antonio, Pionti 6-29, Simoncelli fuori per Eli Antonio, Pionti, Eli Antonio prova, scadono i 24, il rimbalzo è Rechico, Venucci contro Pionti, però se fosse arbitro uno sguardo in più a Pionti lo darei perché mi sembra un po' nervosetto. Intanto entra Chiappelli, esce Costanzelli, anzi no scusate, esce Silimbani. Poi per carità, il mestiere di Pionti, 15 punti, uno più bello di quell'altro. Venucci 6-10 alla fine, sempre inchiodato sul 40-33 il punteggio per la Super Flavor. Scanzi su Venucci, poi arriva Pionti. Chiappelli arma il braccio, errore, Costanzelli recupera palla. Comagalli, in due su di lui. Ancora Fumagalli, Pionti prova Fumagalli, la tripla, l'errore. Tanti errori di Faenza. Simoncelli. Prova la tripla Simoncelli, sotto Chiappelli, anzi la Petrucci, recupera il rimbalzo. 5-20 alla fine del terzo quarto, Venucci sbaglia, poi recupera il rimbalzo. Stoico Venucci, ma il problema è che il canestro non arriva, Fumagalli entra, peccato, si prende però il fallo. Secondo fallo, due liberi per Fumagalli, intanto esce Negri, entra Santo Lamazzo. Due liberi per Fumagalli. Primo, 13 punti. Sbaglia il secondo, dunque rosicchia un punticino da Rechico, 40-34, meno 6.
5 esatti in questo momento alla fine del terzo quarto. Eliantonio, Simoncelli, ancora Eliantonio, Petrucci su di lui. Tiro corto, Petrucci prende il rimbalzo, buona la difesa di Eliantonio, di Petrucci su Eliantonio. Benucci, Chiappelli, gioco a due con Benucci. Fuori per Chiappelli, si prende il tiro Chiappelli, l'errore, Costanzelli spinge. Chiunti. Secondo fallo. La sfortuna di Costanzelli è stata anche che era un pochino sbilanciato, ma la spinta era evidente. Secondo fallo di Costanzelli, due sono anche falli di squadra della Recchicco in questo quarto, uno invece per Milano. Pionti si gira, segna. 17 più 8. Quattro alla fine, sempre meno 8 per la Recchicco. Costanzelli, Chiappelli, Eliantonio va su di lui, si prende la linea di follo, do Chiappelli, cerca anche il fallo. Rimesso dal fondo Milano, minuto di sospensione, minuto per preso. Tanto è pronto ad entrare a casa grande. Adesso 14 da 3 per Faenza, 12 su 23 da 2, ma quello che oggi risalta un po' è anche l'1 su 4 ai liberi, nel senso che non ha tirati molti Faenza, ovviamente, però è una squadra che di solito ha percentuali molto molto alte. A rimbalzo invece continua sempre ad avere, a comandare, 24-22, si è assottigliato un po' il gap rispetto a prima. Dall'altra parte abbiamo Pionti da 17 punti, davvero un'ottima prestazione, ma comunque la Recchicco è lì, meno 8, bisogna far canestro. Intanto andiamo a vedere cosa c'è negli altri campi. Reggio Emilia vince di 1 al 33esimo, Lugo vince di 1 al 32esimo, Vicenza vince di 9 al 32esimo e Padova vince di 6 al 27esimo. Dunque si ritorna in campo, Benucci, Chiappelli, Petrucci, Magalli e Casagrande. Santo Lamazza, Pionti, Eliantonio, Scanzi e Simoncelli. Allora, 3.45, meno 8 del Chicco, Simoncelli, palla in mano. Un po' di difficoltà, poi fortunato Fumagalli a recuperare il pallone, ma a mandarlo comunque fuori non poteva far molto. Dunque 10 secondi per imbastire l'azione per Milano. Simoncelli, scarico per Scanzi, Benucci si mette la mano, Scanzi. 45-34. E beh, 11° punto per Scanzi, il signor canestro. Petrucci, fallo di Santo Lamazza su di lui, primo fallo. Fallo di Santo Lamazza. Il dato interessante è che Milano, delle 4 partite che ha perso, in 3 non c'era Scanzi. Questo fa capire l'importanza di questo giocatore. Veloci fuori per Fumagalli. Petrucci prova a entrare, Petrucci, tutto molto difficile. Pionti recupera palla, Eliantonio preferisce passarla a Santo Lamazza, lo si è lasciato ingolosire, sotto per Pionti, segna più fallo.
Secondo fallo per Casagrande. Quanti punti esatti? 48-34. Esce di Antonio, entra a Paleari. Stiamo vedendo stasera per quale motivo tutti da quest'estate dicono che Milano è la squadra che ha il roster migliore di tutti, davvero ha tante soluzioni. Meno 14 Rekic a 2.40 dalla fine del terzo quarto. Cappelli sbaglia, Cappelli poi una forza graziata anche dagli arbitri, perché ci poteva stare un fallo su Paleari, libero a Paleari, scarico per Scanzi. Allora, Mattarella, Scanzi, 14esimo punto, time out per un coach preso che non sa più cosa fare in questo momento per svegliare la squadra. Davvero micidiale, eravamo 35-28, 51-28. Davvero tra le triple di Scanzi, i canestri di Fiunti. Milano sta legittimando. Davvero una grande prova. Andiamo a vedere, Scanzi a 4 su 5 da 3. Fumagalli, Petrucci, Casagrande, Cappelli e Menucci sono istruiti da coach Friso. Paleari chiama il sistema del pubblico. Intanto è entrato Toffoli per Milano, Toffoli, Santo La Massa, Paleari, Pionti, Scassi. Petrucci. Venucci. Fallo di Toffoli, secondo fallo. Due falli anche di squadra per Milano. Fumagalli. Petrucci. Sei soli punti segnati da Faenza in questo quarto. Entra Cappelli, si prende il fallo. Fallo di Paleari, esce Paleari e al suo posto entra Picco. Non è certamente una giornata positiva per Faenza. Sbaglia anche il secondo. E dunque c'è già dall'altra parte Santa La Massa, 1.34. Santa La Massa sbaglia la tripla. Petrucci. Cappelli. Venucci. Di lui Toffoli. Veloci, segna e subisce il fallo, dai ragazzi, 51-36. Chiudiamo
chiude il gioco da tre punti. Venucci raggiunge la doppia cifra, 5-1, 3-7, meno 14. Sbaglia Scanzi, rimbalzo di Cappelli, Casagrande si prende il tiro da due, controtempo Casagrande, 51 a 39, ha rischiato grosso Casagrande, 51 a 39, meno 12, break di 5 a 0, chiama timeout Coach Villa. Ottima reazione di Fenco. Di 4 secondi alla fine. Peccato per quel momento in cui Fenco ha segnato poco. Dall'altra parte uno Scanzi davvero perfetto. Già in campo i giocatori dell'Arechico. E rimessa per Milano, Scanzi per Santo Damasco. Break dunque per Faenza, che è arrivata meno 12, Cappelli, quarto fallo. Fallo numero 19, Cappelli, per lui il suo quarto fallo. Peccato. Rimesso Milano. Peccato davvero. Controtempo. Ha toccato il suo avversario. Toffoli, Lucci, su di lui. Vada per Santo Damasco, 3 secondi per imbastire un tiro. Santo Damasco prova la lunga distanza. Solo applausi, c'è, non c'è molto da dire. Casagrande prova a entrare, Cappelli si prende la tripla, errore, Scanzi, 54-39, Santo Damasco ci prova ancora, questa volta c'è l'errore, finisce nel quindicesimo. Finisce 54 a 39 il terzo quarto. Peccato. In quel momento Milano 54, Faenza 39. E poi Faenza ha un po' sofferto. È stata bravissima Milano a colpire proprio il momento di maggiore difficoltà di Faenza. Intanto andiamo a vedere cosa sta succedendo negli altri campi. Lozano vince di 6 contro Reggio Emilia e siamo nell'ultimo minuto. Lugo vince di 3 con Orsinuovi, ne mancano 4 qui di minuti. Vicenza vince di 12 a San Vendemiano. Ottima reazione di Vicenza. E Padova vince di 7 a Bernareggio. Prossimo impegno dell'Arechico, domenica 23. Casa contro Crema. Ancora 35 secondi, Coach Villa sta istruendo i suoi.
Ricci, Casagrande, Magalli, Cappelli e Petrucci. 5 nella chicca. Dall'altra parte Toffoli, tanto la mazza. Eli Antonio, Negri e Pionti. Si riparte dunque dal 54 a 39, ricordiamo il massimo svantaggio di tutti. Certo costruiti male, ma altre volte c'è questa sfortuna del canestro che esce, che ti manda fuori il pallone. Secondo me c'è l'infrazione di passi, comunque il fallo è stato sfortunato a Casagrande. 10 Casagrande per il suo terzo fallo. Due liberi per gli Antonio. Primo libero di Eli Antonio. Due su due. 5, 6, 3, 9. Petrucci. Torna a meno 17, dunque la Recchico, Venucci. Si prende il fallo. Non anche il canestro. Fallo di Tavide Toffoli. Fallo di Toffoli, quarto fallo di Toffoli. Venucci segna per 11 punti, 56 a 40. Due su due, meno 15. Stanno trovando punti davvero da tutti i giocatori. Casagrande, errore. Santa 41. Fumagalli, Casagrande, prova la tripla, l'errore. Chiappelli, Casagrande prende palla, sta succedendo un po' di tutto, fuori. Fumagalli prende la tripla, la sbaglia. 8 minuti alla fine. Pionti gioca 2 per 6 con Santo la mazza, prova la 3, Negri, errore, Petrucci, fallo di Toffoli, quinto fallo. Il fallo di Davide Toffoli che termina l'incontro con 5 falli. Magalli si riparte con la palla nelle mani della Recchico.
Venucci, Chiappelli, segna la tripla, 60-44, 7-20 alla fine. Eliantonio, fallo di Silimbani, fischiata, ma per un miraggio. Terzo fallo. E Silimbani è il terzo fallo. Pronto Paleari per fare un posto di più. Quarto fallo, ricordiamo, per Paleari. Intanto finale da Ozzano. Ozzano batte a Reggio Emilia. Dunque Ozzano vince l'ottava partita di questo campionato. Salta la massa. Fuori per Simoncelli. Fallo di Venucci, primo fallo del capitano. Messa nelle mani di Simoncelli. Negri, 9 secondi per il tiro. Negri quasi perde palla, poi la riprende, fuori per Simoncelli. Da casa sua Simoncelli, sbaglia. Eliantonio recupera il rimbalzo, tornato da Paleari a casa grande, dove sta succedendo di ogni. Fallo numero 10, casa grande, per lui è il quarto fallo. Quarto fallo di casa grande, Zampa pronto ad entrare. Esce con Galli, entra Zampa. Non so sinceramente cosa protesti Paleari, sinceramente vorrei capire che cosa, anche perché non è... anzi, spostarsi un po' dalla linea di fondo, Paleari possesso. Eliantonio fuori per Santo Lamassa. Quarto fallo di Silimbani, si vedeva benissimo che al primo errore, che al primo contatto con il maestro, l'avrebbero sanzionato. Santa 44, 6.35 alla fine, sbaglio il primo, un po' di spettacolo regala Paleari, sbaglia anche il secondo. Rimbalzo di Chiappelli, meno 16, 6.30, non è assolutamente, c'è ancora tanto da giocare. Casa grande, bisogna non demoralizzarsi. Silimbani, la tripla, la sbaglia, sotto casa grande. Purtroppo Zampa è stato sfortunato. Salta la massa. Canestro più fallo. Secondo fallo, pulito per il professore. Secondo fallo per Venucci. Esce Paleari, entra Piunti.
intanto c'è Lugo che sta vincendo di uno con ordini nuovi a 6 secondi dalla fine. Un risultato inaspettato. Sbaglia il levo aggiuntivo, santo la mazza. 6 minuti alla fine. Quindi ciò. Zampa. Verde palle 24, questo. Entra Fumagalli. Quarto di venuto. Simoncelli su di lui, Fumagalli, 5.40 alla fine. Questo quarto non passa mai il tempo. Bravo Sele a recuperare palla e andare fino in fondo, sbaglia, si prende il fallo. Fallo di Simoncelli. Fallo di Alex Simoncelli, per lui è il suo terzo fallo. Terzo fallo. Sì, un bonus. No, no. Se intanto se l'invalino dei due liberi. Adesso speriamo che la partita non si incattivisca, perché non ce n'è motivo. Rientra Paleario al posto di Eli Antonio. Tanto supplementare a Lugo. Tra Lugo di nuovi. Vai a punti. Segna punti. 23-23. Segna anche il secondo, sono 24 per punti. 6-2, 4-5. 5-20 alla fine, non passano mai i minuti in questo. In quest'ultimo quarto. Meno 17. Fumagalli. Chiappelli arma il braccio, segna, decimo punto, 6-2-4-8. Sicuramente un Arechico che non molla, questo lo abbiamo sempre detto, ma nel corso degli anni, quest'anno davvero una squadra che fino all'ultimo è lì. Pionti da sotto, davvero tutto quello che tocca va, si trasforma in canestro. Quarto fallo di Simoncelli, 6-6-4-8. Simoncelli, Simoncelli entra a scanse. Magari alla rimessa per Casagrande. Va a mettere due ottimi punti, 6-6-50. Tanto Vicenza ha vinto a San Vendemiano. Santo la mazza, errore, va a prendersi anche il rimbalzo, ma va poi a fare le mani di Fumagalli. Arechico che anche oggi si vuole sbucciare le ginocchia, catturando più l'ultimo pallone, peccato, peccato, perché era stato fatto tutto alla grandissima, peccato davvero. Si rimbane, anticipa Paleari. 14 secondi ancora.
50, 6 a 60, 50 magari, 66 a 60. Scanzi, chiappelli su di lui, su Magallo. È il primo, se non andiamo errati, di Carlo. Saluti il numero 2 Fumagalli, per lui è il suo primo fallo. In realtà quello di professore. Due liberi per Santa Lamazza. Cappelli, Zampa prova la tripla, Zampa sfortunato, Casagrande recupera il pallone, poi la mette nel cesto. Ancora time out di Villa. Ancora avanti nei rimbalzi, 31-30. Sta pagando la giornata negativa al tiro da 3. Comunque non molla fino alla fine, come dimostrano questi time out Will. Alla fine del match. Scanzi contro Chiappelli, Casagrande, poi c'è la spinta di Eliantonio, terzo fallo per Eliantonio, si va a tirare. Entra veloce, terzo fallo. Peccato davvero non essersi presentati al completo una partita contro una squadra così completa, perché sicuramente i canestri di Gai sarebbero potuti servire, soprattutto in quel momento in cui la squadra aveva dei grossi problemi offensivi. Comunque questo è il bello e il brutto dello sport. Intanto meno 14. Grande che intanto perde palla Paleari, poi sfortunatissimo, ma non è fuori, non era fuori, gli arbitri non la vedono così. Intanto esce Zampa, entra Petrucci, ottavo punto di Casagrande poco fa, meno 14. Scanzi, tiro corto, solo maglie nere. Venucci. Chiappelli. Errore. Fai l'attacco di Carlo Fumagalli per il suo secondo fallo. Secondo fallo di Fumagalli. Per il professore.
Santo Lamasso, ottavo punto, questo è un giocatore che obiettivamente è difficile sperare che sbagli dei libri. Bravissimo Fumagalli, fino in fondo, 70-56, Recchico che non molla. Continuiamo a sottolinearlo. Santo Lamazza, ancora palla in mano, 2-0-9. Simoncelli piazzato, corto, rimbalzo di Venucci. Come fa a non essere fallo? Come fa a non essere fallo il primo di Simoncelli? Fischia il secondo di Eli Antonio, due liberi. Quarto fallo. Quarto fallo di Eli Antonio. Due liberi per Mattia. 13. -70-58, -12. Montelli, ottavo punto, 72-58. Venucci, rimbalzo di scanso. Paleari sbaglia con Magali da quell'altra parte, Simoncelli. Quinto fallo di Simoncelli. Intanto Negri al posto di Simoncelli, uscito per 5 falli. 7-2-5-9, sbaglia Fumagalli. Venucci su Santo Lamazza. Negri. Galli fuori per Petrucci, Casagrande, segna! 7-2, 6-2, dai ragazzi, mamma mia, grandi, 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 dal meno 19 al meno 10. Undici di Casagrande, 37 secondi. Andiamo a vedere cosa succede negli altri campi. Lugo vince 101-97, due crolli di nuovi, mancano 53 secondi. Abbiamo detto di Ozzano che ha battuto Reggio Emilia. Vicenza ha vinto a San Vendemiano di 3, ha interrotto dunque la striscia di sconfitte consecutive. Padova a meno di un minuto dalla fine vince di 9 a Bernareggio. Qui a Milano, Faenza è sotto di 10 punti di una partita che ha giocato comunque con grande, grande carattere. Peccato per quel blackout, chiamiamolo così,
nel terzo quarto, che ha portato poi la fuga di Milano. Santo la massa, 25 secondi. Quinto fallo di Chiappelli. Vorrei rivedere tutti e 5 i falli fischiati per vedere quanti poi. Finisce l'incontro di Chiappelli. Veramente. Finisce per 5 falli. Lunetta, due liberi, professore. Intanto usciti per falli, comunque abbiamo Toffoli e Chiappelli. Toffoli, Marcello e Chiappelli. Va il Lunetta Santo la massa. Santo la massa ne ha 11. Dunque 7-4-6-2, un time out chiesto anche per parlare del doppio confronto, perché effettivamente la differenza canestri può essere molto importante. E dunque un canestro potrebbe magari fare chissà la differenza a fine stagione, un po' quello che il negativo per Faenza è successo con Berkis, con la tripla che ha segnato allo scadere del match con Cesena. Chicco ha fatto 6 cose per il numero 5, ma arriva al posto di Chiappelli, è entrato Riva a Milano. Può tenere palla fino alla fine Faenza. Magari entra, c'è il fallo, non il canestro. 4 dalla fine. Vi ricordo intanto il prossimo impegno della Recchicco domenica in casa contro Crema. Sette punti per Fumagalli. Diciotto. 7-4-6-4. Mancano 4 secondi alla fine. Negri, 2 secondi, scansi, prova la tripla. Finisce qui, 74-64 per Milano. La Recchicco esce comunque a testa altissima. Io da Milano vi do la buonanotte al prossimo match della Recchicco.